Morgana, volevi parlare? Dimmi. Parleremo un'altra volta. Adesso è meglio che tu vada a letto. Hai l'aria esausta. Già, dopo tutto quel viaggio penso che una bella dormita mi tocchi. In realtà c'è qualcosa che di cui vorrei parlarti. Non importa, è meglio se ora riposi. Non preoccuparti, non era niente di che. Dormiamo. Che palle quando la gente ti dice vorrei parlarti, però cavolo. Ehi sorella, appena tornata di viaggio e già ti rimetti a studiare? Che diligente. Ti ho portato qualcosa? Il preside della Shujin è morto. Cosa? Mentre attraversava la strada si è fermato all'improvviso ed è stato travolto e ucciso. Non stanno escludendo l'ipotesi di suicidio. Il preside si è suicidato. Ma se qualcuno volesse suicidarsi, perché cercare di raggiungere una stazione di polizia? Ha persino preso un taxi. Vuoi dire che si tratta di un altro incidente? Anche se avesse improvvisamente cambiato idea, è poco verosimile. Sospetto abbia avuto un risveglio del cuore. Dici che i ladri fantasma l'hanno preso di mira? Ma è impossibile! Come fai a esserne certa? Beh, il risveglio del cuore sembrava avere come obiettivo le confessioni dei criminali. Non so come spiegarmi, ma questo incidente sembra andar contro il loro modus operandi. Di recente il preside ti è sembrato diverso? Non so dire. Avevo ben pochi rapporti con gli studenti, in fondo. Capisco. Magari è successo qualcosa durante la gita scolastica. Ah, stai studiando. Scusami se ti disturbo. Makoto? Eh? Non importa, non è niente. Solo vedi di non metterti nei guai, ok? Ok. Non va bene. Devo avvisare gli altri. Ragazzi, il preside è morto! Andremo già a scuola? Già. È da un pezzo che non venivamo a scuola. 5 giorni, neanche una settimana, Ryuji. Ah, che sonno. Hai smaltito il jet lag? Sì. Sul serio, hai fatto in fretta. Beh, non importa, c'è una cosa che devi sapere. La nostra popolarità è schizzata alle stelle. L'ho scoperto appena siamo tornati in Giappone. La gente comincia a prestare attenzione a quello che facciamo. Non è fantastico? È esaltante, ed è proprio adesso che dobbiamo iniziare a fare sul serio. Mettiamo in scena un altro grande spettacolo e lasciamo il mondo a bocca aperta. Va bene. Buongiorno Star Senpai e Sakamoto Senpai, giusto? Oh, giorno, sei tornata anche tu oggi, eh? Sì, è bello vedervi entrambi. Posso unirmi a voi mentre andate a scuola? Mi piacerebbe parlare un po' della gita e voglio che vi raccontiate delle Hawaii. Certo, inizio con tutte le azioni eroiche che io e Koso abbiamo fatto per la gente delle Hawaii. Ah, sì, sembra grandioso. Robe a caso, vabbè. Eh? E la lezione? C'è un'altra assemblea urgente. È morto davvero? È stato messo molto sotto pressione. E cosa sta succedendo a questa scuola? Ci hanno maledetti? È molto probabile. La maledizione del... Il protagonista di questa storia viene in questa scuola, quindi succedono casini. Riguarda tu sei cosa, vero? Il preside? Ciao ragazzi. Cominciamo la riunione generale d'emergenza. Come molti di voi sanno, ieri il preside è scomparso prematuramente. Chissà se le voci del suicidio sono vere. È successo davanti alla stazione di polizia, vero? Se non sbaglio, stava passando lì vicino quando è successo. Il preside ha lavorato molto per riportare la serenità dopo quanto accaduto col prof Kamoshida. Il suo desiderio era che tutti potessero condurre una normale vita scolastica. E il suo amore... Amore? Cazzate, stava coprendo qualcosa, lo sanno tutti. Forse non è stato suicidio. Forse i ladri fantasma l'hanno abbattuto? I ladri fantasma ora uccidono. Ecco quello che odio di queste persone. Succede una cazzata che magari non c'entra con te e ti danno la colpa o il merito. Kamoshida non aveva detto che si sarebbe ucciso per rimediare alle sue azioni. Sarebbe una figata. E il preside se lo meritava.
Cazzo, no! Non abbiamo fatto un cazzo noi! La gente ci darà la colpa pure di questo. Vorrei invitare tutti a seguire il desiderio del preside scomparso ed tenere alto il nome della Shujin. E che cazzo, quando finisce l'effetto di sta droga? Ho notato tracce di manomissione, quindi hai davvero prelevato dati dal mio portatile. Comunque la possa guardare senza l'aiuto di Makoto sarebbe stato impossibile. Ma non farebbe mai qualcosa di così stupido. Ed è vero che non sei coinvolto nel caso del preside? È vero, non ce l'avevamo con lui, noi non uccidiamo. Cosa significa? Ma immagino che prendere di mira di nuovo qualcuno della Shujin e ucciderlo non avrebbe avuto senso. Esatto, mi crede ora, non le sto mentendo. Non ho motivo di crederti. Non sembri però il tipo che mente per proteggersi. Prenderò atto dei fatti, è più efficace così. Sento che il mio legame si sta rafforzando. Rango 5? Rango 4, ok. L'ho sbagliato di 1. Comunque, torniamo al nostro argomento. Se hai visto i dati delle mie indagini, avrai avuto gli stessi miei sospetti su Okumura. E se hai visto il suo palazzo, hai di certo le risposte a questi sospetti. Dimmi, cosa hanno fatto i ladri fantasma a Okumura? Cosa avete appreso da lui? Perché è diventato così? Devi dirmi tutto. Va bene, cercherò di ricordare. La droga ancora fa effetto, quindi... Dovrò cercare di ricordare bene. Vediamo cosa faranno i nostri amici tornati dalle vacanze. Prima di parlare dei dati sottratti a mia sorella, dobbiamo parlare dell'incidente al preside. In rete ne stanno parlando già tutti. Per ora nessuno dà la colpa ai ladri fantasma. Pensano che la causa sia l'articolo che la accusava di aver coperto gli abusi di Kamoshida. Forse siamo responsabili per il suicidio del preside. Che vuoi dire? Forse se non avessimo risvegliato il cuore di Kamoshida, questo non sarebbe mai successo. E allora sarebbero andati avanti gli abusi, la gente ammazzata, picchiata, questa scuola sarebbe stata una merda, Makoto non si sarebbe mai ribellata al preside. Sai quanti casini? Ma se non ci fossimo occupati, Kamoshida avrebbe continuato a fare quel che faceva. Esatto. In rete circolano molte opinioni. La sua morte è giusta, coprire i crimini è sbagliato. Ho visto commenti simili. Solo i ladri fantasma non sono dalla nostra parte. Siamo dalla parte del popolo, ma il popolo a quanto pare è troppo mutabile per noi. Vorrei che i ladri fantasma si occupassero della polizia e dei politici del paese. Non ci sono solo notizie, vendono anche merchandise dei ladri fantasma ora. E noi non ci guadagniamo niente. Non mi sarei mai aspettata che la cosa esplodesse così. A quanto pare la gente crede più a noi che negli adulti. Spinge affinché i ladri fantasma risolvano i problemi della società e non più solo del singolo. Mi fa un po' paura. Stiamo facendo veramente la cosa giusta. Voglio dire, il preside stava coprendo tutto, no? Immagino che se lo meritava. Tutto questo è... Ehi gente, torniamo al nostro argomento. Stavamo discutendo dei dati ottenuti da Nijima. Diglielo, Inari. Perché io? La mia voce. Innanzitutto il procuratore Nijima sta indagando sui continui casi di collasso improvviso. Pare stia cercando un filo conduttore tra tutti noi, tra tutti loro. Molto è pura speculazione, ma vi si nomina chi ha tratto vantaggio da questi incidenti. Vantaggio? La società Okumura Food, o meglio il suo amministratore delegato, Kunikazu Okumura. Okumura? Ho già sentito quel nome. Quello del Big Ben Burger. Big Ben Burger, davvero? In effetti, sono diventati famosi solo negli ultimi anni. Hanno anche una filiale alla Hawaii. Qui dice che hanno tratto vantaggio dagli scandali delle dimissioni dei dirigenti della concorrenza.
Così sembra almeno. Come quel cuoco che si è fatto la foto nudo? Troppo sospetto però. Un solo CEO ha tratto vantaggio da questi incidenti in apparenza casuali. Viene automatico pensare che li stia causando volontariamente. Capisco, però... Le prove non finiscono qui. Diglielo, Futaba. Ho già provato a mettere il nome di Okumura nel Navi. Ha un palazzo. Allora è deciso, è il nostro prossimo bersaglio. Esatto, Okumura è in cima alle classifiche, tra l'altro. Ciò però non testimonia necessariamente la sua malvagità. Se siamo davvero avventati, se siamo troppo avventati, è come se non bastasse. Questa mania dell'adri fantasma è inquietante. Già, il livello di esaltazione non è normale. Forse è meglio aspettare che le acque si calmino. Anche tu, Han! Vuoi andare contro la volontà della gente? Ryuji, sei tu quello che sta spingendo più di tutti, perché tu... Cazzo... Pensi davvero che tutto questo ci renderà famosi e fighi? No, ma... Sul serio? Sembra che oggi non raggiungeremo un accordo. Va, che razza di squadra! Perché esitate adesso? Non lo sopporto! Anche tu, Ryuji, ti arrendi appena qualcuno non è d'accordo con te! Cosa? Mi sa che ormai parlate solo di come fare usare il nome dell'adri fantasma per rimorchiare. Che è quello che dicevo io adesso poco fa, ma solo di Ryuji. Caricarsi della popolarità va bene, ma se serve solo a darsi delle ali, non è accettabile! Ehi, non è che stai spingendo solo perché ti conviene! Il mio aspetto potrà essere cambiato, ma sono ancora uno splendido uomo! Usa sicuramente più attraente di una certa scimmia bionda lussuriosa! Razza di... Va bene, posso occuparmi di un bersaglio scarso come Okumura anche da solo! Mi spiace, ma a quanto pare sarò io a risolvere il mistero degli arresti mentali! Beh, a dire tutta, è stata molto più utile utile lei di te! Ehi, non ti permettere! Vi farò vedere io chi è veramente inutile! Eva, e sia! Forza, dai! Ryuji, basta! A quanto pare, il mio posto non è qui. Beh, addio! Ma che ti è preso? Calmati! Morgana, aspetta! Ci si vede! Scommetto che torna subito! Maledizione! Morgana... Sono umano, non può essere altrimenti. Ok, l'ho già fatto in passato e posso farlo di nuovo. Devo solo occuparmi di Okumura prima che lo facciano gli altri. Miau. Oh, quel gatto. Che c'è, l'hai già visto? O ci hai sentito parlare? Non ci posso credere. La gente crede nella giustizia dell'adri fantasma. Allora non interessa del preside. Anche io non mi sento molto frustrato. Tutti si sono rivolti contro di me dopo i commenti in TV. Ma non permetterò semplici critiche di piegare il mio spirito. Neanche noi ci lasceremo sconfiggere. Con la morte del preside, i miei sospetti sorti dopo il caso degli hacker si sono concretizzati. I casi di raptus e di arresti mentali sono di certo opera dell'adri fantasma. Pam pam pam. Mi ricordo dei dati che mi hai mostrato sull'Okumura Food. I sospetti vengono da lì. I casi di arresto mentale attorno a Okumura sono stati numerosi recentemente. Se solo ci fosse una connessione chiara tra lui e l'adri fantasma. Se non ci fosse, sarebbe un problema. Si sta muovendo troppo presto. Ha veramente detto a un uomo che gli avrebbe tolto la patria potestà per una mera supposizione. Mi stupisco possa dire una cosa del genere al proprietario di un caffè che lei stessa frequenta. Tutto per il bene dell'indagine. Avrà anche il supporto del direttore, ma è troppo irrequieta e irruenta, sai, San. Sta entrando nel territorio della polizia. Se questo creerà problemi, mi dica che non l'avevo avvertita. I miei superiori mi hanno detto la stessa cosa.
Prima dobbiamo scoprire che metodi usano i ladri fantasma. In fondo la polizia può agire finché il modus operandi non è chiaro e riconoscibile. Non sono un avversario che si possa catturare secondo le regole. Perché farsi bloccare dalle formalità? Quindi preferisce ignorare il protocollo per il bene comune? Spero si renda conto che è esattamente quello che fanno i ladri fantasma. È un peccato, visto che entrambi vogliamo catturare il responsabile di questi raptus. Akechi. Ho fatto un casino. Lo eliminiamo? Lasciamolo, non perdiamo tempo con un felino solitario. Mia. È davvero impossibile, da soli. È terribile. Chi c'è? Padrone. Tan tan tan. Com'è entrata qui? Oh no, una persona dentro il metaverso. Cosa sta succedendo? Ehi, hai visto Morgana? No, sono preoccupato. Anche io. Mi aspettavo che sarebbe tornato a casa appena gli fosse venuta fame. Magari è andato a casa di qualcun altro. Chiediamolo. Ragazzi, Morgana? Morgana non è ancora tornato. Eh? Non è arrivato a casa. Il cibo è ancora nella ciotola. Pensi davvero che se ne sia andato così? È un gatto. È possibile che sia rimasto coinvolto in un incidente. D'altra parte, ti sembra il tipo da sparire e morire così senza una parola? È solo un giorno! Vi state preoccupando troppo! Probabilmente si sta facendo gli affari suoi. Cioè, una volta viveva da solo, ricordate? Non vi preoccupate, sono certo che tornerà se dovesse succedere qualcosa. Non sono un po' tutti insensibili sulla cosa? Oh beh, buona giornata. Oh, patte sulla testa. Patata lei. Morgana, eh? Volevi fare l'eroe mostrando tutti il tuo valore. Non credo che la morte del preside sia stato un incidente. Per me sono stati i ladri fantasma a ucciderlo. Davvero credi che l'abbiano ucciso i ladri fantasma? E perché avrebbero dovuto? Pensa alle vittime di Kamoshida. Avendolo sempre coperto, il preside era colpevole quanto lui. Chi si approfitta degli altri per il proprio tornaconto personale non merita di vivere. Anzi, ci vuole proprio qualcuno che ripulisca il mondo da questa feccia. La gente. Meriti e smeriti che non ci meritiamo. Ieri mia moglie ha buttato via un mio libro senza permesso. L'hai divorziato? La via di Okumura, ed era persino autografato. Allora è divorziato sicuro. Grazie alle sue doti manageriali ha risollevato la sua azienda dall'orlo della bancarotta. Poi ha fondato Big Ben Burger, un'impresa audace e creativa. Le parole di Okumura sono una filosofia di vita e lei ha osato venderlo a un negozio dell'usato. Ma in tempi come questi è cruciale far cambiare prospettiva agli altri, giusto Star-kun? Mi dica? I negozi dell'usato servono soprattutto per la vendita di oggetti o per le opere di beneficenza, ma cosa offre in più il banco dei pegni rispetto al negozio dell'usato? Soldi? Prestiti di denaro? Basta guardare D-Max per saperlo, o anche Real Time. I negozi di beneficenza sono relativamente meno specializzati della gestione del denaro, ma le imprese più grandi possono donargli delle scorte inutilizzate in cambio di detrazioni fiscali. Ci vuole un grande acume affaristico per essere tanto redditizio quanto caritatevole. Oh, è stato bravo, ha saputo rispondere. Niente Yarujaneiga. Aver dato la risposta mi fa sentire brillante. Niente Morgana con Yarujaneiga. Molto triste. Oh, ora che ci penso, si dice che il preside Okumura potrebbe entrare in politica. L'attuale governo è incompetente da qualsiasi punto di vista. Mi piacerebbe che un tipo così carismatico guidasse il paese. Niente commento di Morgana. Te lo aspetti che sei lì? Okumura. E invece, niente Morgana. Ehi, vieni subito a casa appena finito la scuola, ok? Ok. Arrivo subito. E vai! Aspettiamo insieme nel caso in cui Morgana torni a casa. Mi chiedo cosa sia davvero successo a Morgana. Dovrebbe sbrigarsi a tornare a casa. Già,
Mi manca averlo sotto il banco come scaldamani portatile. Ah, Morgana, dove ti sei cacciato? Allarme, intrusi. Sembrano dei Dalek. Dove sono andati? Dobbiamo trovarli. Individuato un altro, massima allerta. Sono in due, dividersi e inseguirli. Intrusi individuati, inizio protocollo inseguimento. Ah, a quanto pare quella ragazza è diventata una ladra fantasma. Mona non è ancora tornato. Sono sicuro che tornerà appena avrà fame. La prossima notizia. La scorsa notte qualcuno ha infranto varie finestre della sede dell'Okumura Food Corporate. Vediamo. Piripipi. Ehi, è quell'Okumura. Anche altri danni sono stati scoperti, come la distruzione di statue del signor Okumura. Mi chiedo se qualcuno ce l'abbia con quel tizio. Molto probabile. Non sono state comunque rivelate tracce di effrazione. Identificare il responsabile sarà difficile. Pensate che Mona si sia infiltrato tutto da solo? Pensate, sono solo io qua. È possibile cosa te lo fa dire? Sono preoccupato. Già. Comunque domani andiamo al palazzo di Okumura. Avverto tutti. Va bene. Stai guardando mia figlia, tu. Morgana è andato nel palazzo di Okumura Futaba, è vero? Ha detto che sarebbe andato da solo. Significa che è in pericolo. Le possibilità che lo sia sono notevoli. Già, dovremmo seguirlo. Con ogni probabilità il palazzo è del loro quartier generale. Vedo di indagare meglio. D'accordo, diamoci dentro. Dobbiamo andare a indagare su quella roba degli arresti mentali. Preferirei un po' di cautela, ma è un'urgenza. Allora andiamo domani, non dimenticatevelo, argentaglia. Posso uscire? Secondo me no. Non posso uscire però. Il gatto ha lasciato le sue impronte sulla polvere. Sono in pensiero per Morgana. Oh, che palle, questo vuol dire che dovrò dormire. Vabbè, andiamo a dormire. Dovrei andare a letto. Sto computer non lo ripareremo mai. Okumura Food, quello delle classifiche. Pare che la finestra dei loro uffici sia stata scardinata. Cosa è successo? Che paura. Sono stati i ladri fantasma. No, impossibile. Secondo me ne sarebbero capaci. Ecco. La gente parla perché deve parlare, come sempre. Quindi il prossimo obiettivo? Un amico del ragazzo di mia sorella ha ricevuto una lettera di sfida. Perché non mandi una richiesta ai ladri fantasma? Questo posto fa schifo, il mio capo è terribile. Non fa altro che rifilarmi un sacco di lavoro mentre lui se ne va via alle 5. Come vorrei che i ladri fantasma facessero qualcosa. E cosa succederebbe se risvegliassero il suo cuore? Beh, dicono che si diventi l'opposto di come si è. Quindi immagino diventerebbe più aperto, comunicativo e intraprendente. Insomma, diventerebbe un uomo straordinario, come il presidente dell'Okumura Food. Vi prego, ladri fantasma, fate qualcosa. Odio queste cose. Prima ti criticano, poi ti amano troppo e poi ti buttano nella spazzatura come se non fossi nulla. Questo posto è enorme. In fondo è il quartier generale di un'azienda mastodontica. Di certo entrare nel vero edificio è impossibile. Davvero, Mona è entrato in un palazzo basato su un posto simile. È su scala completamente diversa rispetto a qualsiasi altra cosa che abbiamo affrontato finora. Ho cercato Okumura in rete, sta tramando qualcosa. Tu che ne dici? È colpevole? Non saprei, lo scopriremo. Sono sicuro di aver ragione. Siamo qui per Mona. Lo so. E dobbiamo anche liberarlo da questa fissazione per gli arresti mentali. Futaba, hai detto che hai trovato le parole d'ordine del palazzo, giusto? La sede societaria e lo spazio profondo. Che diavolo? Oh, ecco, perché si chiama Big Bang Burger. Big Bang è un termine astronomico, no? Non necessariamente. Per cui il nome della catena viene direttamente dall'amministratore delegato in persona. Spazio profondo, eh? Affascinante.
Spero che lì dentro si possa respirare. Siamo tutti pronti? Li sto attivando. Lo sto attivando. Tan tan tan. Eh? Sono loro. Che sta succedendo? E a che ci ha scoperto? E a che ci ha scoperto? Ci ha sgamato. Siamo già una minaccia? Il preside Okumura deve essere in guardia, considerato quanto passa in televisione. Bastardo! Si, ci rende le cose più difficili! Oh! Sembra d'essere in un film. Vorrei essermi portato dietro il mio blocco da disegno. È bellissimo lo spazio, che cazzo. Mona deve essere qui da qualche parte, giusto? Forza, dobbiamo andare a cercarlo. Ok, chi mi porto in squadra? Ok, farei allora Ryuji, Yusuke e Makoto. Anzi no, Han. Andiamo gente, si parte. E questa cos'è? Vediamo, sembra la leva di un ascensore. E ora dovrebbe funzionare. Sul serio, sei fantastica, Oracle. Niente di che. È rassicurante averti qui con noi. Comunque, proviamo a usare l'ascensore. Cliccate. Si scende. Dove siamo finiti? Allora, di qua è chiuso, però si trova un drone UFO. Ok. Nemici? Sembrerebbe di no. Che tra l'altro adesso giocando anche a Strikers nello stesso tempo sto confondendo i tasti. Cos'è questo rumore? Quello cos'è? Robot a centinaia. Hanno tutti il logo del Big Bang Burger. Stanno dicendo qualcosa. Devi rispettare i turni. Se non ti va bene, licenziati. Non verrai comunque pagato. Di che diamine parlano? Oh! Dicono che è stato eliminato. Questi automi sono parte della cognizione di Okumura, corretto? Pertanto essi rappresentano... Robot? Che dia... Non ditemi che... È solo un'ipotesi, ma più probabilmente è come il CEO dell'Okumura Food, vede i suoi lavoratori. Per cui pensa che siano tutti automi. Se anche nella realtà vengono trattati così, l'azienda davvero li sta sfruttando. Visto! Okumura è un pezzo di merda, come avevo detto! Il nostro obiettivo qui è Mona. Non sembra essere vicino. Cerchiamo più in profondità. Va bene. Maledizione! Ryuji, io gli voglio bene. Però in questa parte... Chissà cosa sta facendo Mona. Dobbiamo trovarla alla svelta. Ryuji ci sta montando troppo la testa. Ryuji in questo momento è veramente concentrato solo... Ok, no, niente. Concentrato solo sul successo, non sul motivo del farlo. E questa cosa a me non mi sta simpatica. Non in questo momento, perlomeno. Sembra un ologramma, ma di cosa? Di un UFO, è palese. Aspetta un secondo, Joker! C'è un forziere. Ma era aperta 2 secondi fa. La porta è chiusa, possiamo aprirla in qualche modo. Autentificazione biometrica in corso. Che vuol dire? Errore di autentificazione. L'accesso è consentito solo al personale autorizzato. Questo sistema di sicurezza è una bella seccatura. Dai, apriti! Che cazzo è questa roba? Guardate, non riusciremo mai ad aprirla con la forza. Abbiamo trovato presto un ostacolo. Dovremmo controllare la cognizione di Okumura per passare. Controllare. Oh, significa che Mona non è riuscita ad andare oltre. Per cui se è nel palazzo dovrà essere da qualche parte prima di questa porta. Fermi, giustizieri! Chi è quella? Tan tan tan. Quei vestiti. E se fosse...
Una maschera nera! Un attimo, e se fosse lei quella di cui parlavano Madarame e Kaneshiro? C'è lei dietro a queste morte celebrali di tutta quella gente! Una ragazza! Pensa che bello se fosse stato veramente così. Pensa che bello sarebbe stato. Sei tu la persona che ci seguiva. Di qualcosa, dannazione! Basta fraintendimenti! Mona! Stai bene! Ne è passato di tempo, Panther. Un giorno. Neanche tanto a dire il vero. Se siete venuti per il tesoro, potete tornarvene a casa con la coda tra le gambe. A dire il vero, siamo qui per te. Il tesoro verrà rubato da me e questa... splendida ladra. Splendida ladra? Anche lei è un'evocatrice, sappiatelo. Io sono la splendida ladra. Si è veramente presentata così. Ogni tensione è improvvisamente scomparsa nel nulla. Prenderemo il tesoro. L'ha già detto Mona. Non avete il diritto di essere ladri fantasma. Avete almeno idea di cosa significa essere ladri fantasma? Un nobile ladro fantasma è... Sì, diglielo. Tu, chi pensi che sia? Chi aiuta i deboli. Sì, è così. Basta con le chiacchiere inutili. Ma sei cominciato tu. Mona, che diavolo è questa qui? Aspetta, sistemerò. Tu. Io? Sii più sveglio. E tu sei volgare e molto stupido. Ma che... Com'era? Sei venuta qui solo per dire questo? Non so, non mi sembra affatto pericolosa. Prenderemo il tesoro. L'hai già detto. Non abbiamo tempo da perdere. È inutile, non si apre. Non sottovalutateci. Dietro di voi. Arrivano. Eh? Cosa? Svegliati, dobbiamo andare. Ci vediamo dopo, al solito ritrovo, forza. Scappiamo. Ehi! Devi essere stanco. È stato sfiancante. Non avete fatto nulla in realtà. Non mi sentivo così esausto dal primo risveglio della mia persona. Cosa stavi guardando per tutto questo tempo? Oh, scusa, non volevo rimanere qui ad aspettare. La rapina all'Okumura Food è di nuovo sui giornali. Ah, dannazione! Perché danno contro solo a me? Tutto perché quella splendida ladra ha aperto la porta. Porta che, con ogni possibilità, aveva una serratura biometrica. Come diavolo avrà fatto? Mi chiedo chi sia quella ragazza. Mona ha detto che è un'evocatrice, giusto? Pensate sia vero? Beh, sembrava di sì. Mona, ci ha traditi? Forse non è da lui, non credo. Già. Non credo ci abbia tradito. Se l'avesse fatto, ci minaccerebbe in modo più diretto, per esempio rivelando le nostre identità. Comunque sia, che diavolo ci fa Morgana con quella splendida ladra? Dal tono di voce e dal fisico, deve avere la nostra età. Mi sembrava di averla già vista da qualche parte. Sul serio? Dove? Credo a scuola. Come, scusa? Ma sì, ora che lo dici, anch'io ho quella sensazione. Anche lei studia la Shujin. Potrebbe essere, sì. Aveva una maschera in fondo. Il registro nella sala del consiglio studentesco ha le foto di tutti. Domani controlliamo. Se risaliamo all'identità della splendida ladra, possiamo riprendere contatto con Morgana.
Va bene. Io e Futaba continuiamo a indagare su Lukumura Futa. Meglio scoprire qual è il collegamento con gli arresti mentali improvvisi. Li distruggeremo. Anche oggi non si esce? Immagino di sì. Su internet la situazione inizia davvero a farsi infuocata. La gente continua a dare addosso a Lukumura Food. Pare che abbiano usato di nascosto degli ingredienti di bassa qualità importati dall'estero. Inoltre, tutti gli impiegati che sospettavano di Lukumura sono stati licenziati senza ragione. Se a questo aggiungiamo la morte misteriosa del CEO di un'azienda rivale... Che succede così all'improvviso? La discussione si è infiammata, ma non riesco a capire quale sia il motivo. La gente se la sta prendendo anche con noi. Dicono che dovremmo sbrigarci a punirlo. Non preoccupiamoci di quello. Hai un cuore d'acciaio. È dura non preoccuparsi. Solo pochi giorni fa, però, non era così. È possibile che sia stata una talpa all'interno. Avanti, adesso abbiamo un'altra ragione per abbattere Lukumura. Ma possiamo davvero prendere tali informazioni come oro colato? In ogni caso, dobbiamo fare qualcosa per Morgana. Già, allora ci si vede domani. Ah, Morgana, in che casino ti sei infilato, dannazione. Sarà meglio andare a dormire un'altra volta, da soli, senza fare nulla. Queste serate purtroppo sono sprecate, perché almeno potrebbero farti fare, non lo so, leggere qualcosa, che ne so. Ancora Lukumura Food, è successo qualcosa. Saranno denunciati, pare che siano piuttosto loschi. Intendi per come trattano i dipendenti per avere più profitto. Se è davvero corrotto, merita di essere preso di mira. È qui che i ladri fantasma dovrebbero entrare in scena. E la gente pretende. Veramente, preferivo anch'io, come diceva qualcun altro, quando ancora non ci conoscevano a questo punto. Hai dato l'occhiata al fansite, Lukumura in cima alla lista. Cosa? Il CEO di Big Ben Burger? Perché? A quanto pare l'azienda si comporta malissimo con i lavoratori. Uno dei loro dipendenti è morto per lo stress e nonostante questo non pagano mai gli straordinari. Ho sentito che è stato un ex dipendente a mandare in pezzi l'entrata principale della sede. Girano un sacco di brutte voci su di loro. Si dice persino che minaccino i loro competitor. Ah, ho mangiato proprio lì ieri. Ora che ci penso, i loro prezzi sono sempre così bassi. Spero che non usino strani ingredienti. Ah, chi lo sa. Che a me... piace la storia di ciò che verrà dopo questo palazzo. Non vi faccio spoiler, però a me interessa. A chi verrebbe mai in mente di chiamarsi Splendida Ladra? Secondo me è un'idea di Morgana. Beh, è comunque una cosa strana, anche se gliel'ha detto lui. Inoltre, hanno mentito sulla sua capacità di usare una persona. In realtà, non sappiamo ancora se sia una bugia. Però non abbiamo visto usarne una. Comunque la si vede, lei è una completa dilettante. Non abbassiamo la guardia e stava certamente bleffando. Già, deve essere così, anche se quello che mi preoccupa di più... Non possiamo prenderla sotto gamba. Lei ha Morgana dalla sua parte, ricordate? Sono d'accordo con Futaba. Loro sono quantomeno un passo avanti a noi. Vero, un dilettante non sarebbe stato in grado di aprire quel passaggio. È chiaro che sanno qualcosa che noi non sappiamo. Dovremmo scoprire l'identità di quella ragazza mascherata. Dovremmo controllare ogni singolo studente di questa scuola? Sarà difficile. Beh, dimezziamo la cosa controllando solo le femmine. Oh! Questa ragazza è sexy, ma è più giovane di me. Ryuji! Scusatemi. Non ci credo. La mia stessa età. Sembra un'amica di mio padre. Torniamo al lavoro. Facciamo una pausa. Stiamo perdendo la concentrazione. Ci sono solo studentesse, ma sono comunque centinaia. Oramai non noto più differenze. Pensi che riusciremo a trovarla? Sono sicuro, sono una marea difficile da dire. Sono sicuro che ce la faremo. Qualcuno è sicuro di sé? Oh? È lei! Haru Lukumura? Lukumura? Non assomiglia alla splendida ladra, i boccoli in particolare. Deve essere lei! Spiegherebbe anche come ha fatto a superare lo scanner biometrico. Vale la pena indagare. Ma perché era nel palazzo? Possiamo farla parlare. Potrebbe essere già andata a casa. Proviamo domani. Ora devo chiudere. Ci vediamo domani. A domani allora, capo.
Eccola qui invece. Questa ragazza è Harukumura. Forza, muoviti. Ti senti bene? Sembra pesante. Non è che ti interessi al giardinaggio? Un po', ma hai fatto prima, ti serve una mano. Davvero? In tal caso, se mi potessi aiutare a scaricare tutto quello che vuoi, Haru. I ragazzi sono più forti, grazie. Sei del secondo anno, vero? Io sono leggermente più grande. Ci siamo già visti prima d'ora? Alle Hawaii. Oh, non mi sono presentata, sono... Haru Okumura, giusto? L'unica figlia di Kunizaku Okumura, l'amministratore delegato dell'Okumura Food. Ti dispiacerebbe spiegarci perché eri nel palazzo di tuo padre? Ah, ecco dove ci siamo visti. Complimenti, ce l'avete fatta in un giorno solo. Quel vestito da motociclista ti dona veramente. Non ne parliamo. Come sei diventata una ladra fantasma? Mio padre viene considerato un manager di successo, ma ho sempre nutrito dubbi su di lui. Ultimamente le cose sono peggiorate. Per questo voglio risolvere la cosa, anche fosse solo per mia soddisfazione personale. Ma mi chiedo se è solo uno scappare dal problema. Dove hai incontrato Morgana? Pura coincidenza. Ho trovato un gatto solitario di fronte ai nostri uffici. Ed era Morgana? E quando l'ho seguito, sono finita nel metaverso. Non posso cambiare l'azienda di mio padre, ma forse, come ladra fantasma, posso provare a cambiare lui. Non possiamo lavorare insieme? Non riesco a collaborare con chi non sa cosa vuole fare. Ciò che fate causa un'inutile agitazione nell'opinione pubblica. Inoltre, i ladri fantasma, che dovrebbero aiutare i deboli, non aiutano proprio un proprio compagno. Voglio solo che mio padre paghi per i suoi crimini e aiutare Mona-chan, che mi ha dato la possibilità di farlo. Ma il nostro fine è lo stesso. Non è meglio se lavoriamo? No, grazie. Lo farò con Mona-chan e solo con lui. Come vuoi. Tua decisione. Fai quello che devi. Rigira il coltello nella piaga. Non sappiamo cosa vogliono fare, eh? Sembra che non sia possibile ottenere il suo aiuto. Sentiamo gli altri su come muoverci. No, e non dovremmo neanche ignorare Morgana. Cosa possiamo fare? Non lo so. Padre, sono a casa. Mandatele via. Esatto, è prioritario. Succede giusto quando ho trovato contatti in politica. Ladri fantasma, eh? Bubbole. I media ti hanno fatto domande? No, nulla. Cosa dicevi di questi ladri fantasma? Pare io sia il primo nelle classifiche sul forum di questi ladri fantasma. E perché i notiziari ne hanno parlato? Pura invidia del successo. Null'altro che il latrato delle masse incapaci di fare sacrifici per raggiungere l'agiatezza. Giovani e vecchi si esaltano per i loro stupidi idoli. Questo paese non ha futuro. E se esistessero? Se questi ladri fantasma risvegliassero veramente il cuore della gente? Hai ancora dubbi su di me? No. Piuttosto, spero che le cose con quel giovanotto stiano andando bene. Sì, padre. Ottimo. Può non sembrare, ma è comunque il figlio di un politico influente. Sii gentile. Prima o poi diventerà un aggancio necessario per questa azienda, o meglio, per me. Capisco. Mi stai sfruttando per avere degli agganci. Farò il possibile. Ottimo. Questo è il comportamento che si aspetta da un Okumura. Andare a letto con altra gente? Per avere degli interessi? Questo è il comportamento di Okumura? Non sembra un comportamento molto buono. È tutta colpa del CEO dell'Okumura Food, vero? Perché mai i ladri fantasma lo lasciano agire? Che ignorino le classifiche, sbrigatevi a farlo fuori. Che delusione, che razza di eroi sono? Che si sbrighino a mandare la lettera di sfida.
Gente masse ignoranti, mie care. Ehi, ho trovato degli strani commenti sul sito di Mishima. Ci ringraziano per aver soddisfatto delle richieste che in realtà non abbiamo esaudito. Probabilmente è solo uno scherzo. Ma quelle richieste sono state effettivamente risolte. Qualcuno deve essere entrato nel memento oltre a noi. Io credo che sia Morgana. Sono d'accordo, probabilmente sta portando con sé anche la splendida ladra. Dovremmo indagare. Volevo persuadere Okumura a scuola, ma lei continua a evitarmi. Come faremo a portare avanti le indagini allora? Ci apposteremo nel memento. Un buon piano, come un detective, voglio rincasare presto. Come un detective. Non so cosa pensare delle tue parole. Voglio dire, noi siamo i ladri fantasma. Effettivamente è un metodo classico, ma comunque comprovato. Che brutta questa frase comunque. Già, penso sia comunque meglio così, piuttosto che andare in giro a caso a cercarli. Porterò un sacco di snack tutti diversi. In questa gita nessuno insegnante potrà riprendermi. Va bene, allora perché non lo facciamo e ci togliamo il pensiero? Andiamo domani stesso. Va bene, domani stesso. Ai memento allora.